I navigator sostanzialmente avranno questo compito non soltanto di prendere in carico la persona, occuparsi della sua formazione e cercare di indirizzarla verso un lavoro piuttosto che un altro, ma saranno anche coloro che, almeno così sembra di aver capito dal decreto, che ad un certo punto dovranno stabilire se l'offerta che sta rifiutando il giovane o la persona adulta era un'offerta congrua. Quindi si dovranno assumere la responsabilità di dire a lei il reddito di cittadinanza non glielo diamo più. Ecco, che cosa è un'offerta congrua? Cioè, per esempio, ad un laureato in giurisprudenza gli farete anche l'offerta di andare a fare il panettiere ad Arezzo? Allora, questa è un'offerta congrua? L'offerta congrua è scritta in un decreto del 10 aprile del 2018, vabbè, questa è l'offerta okay. congrua. Partiamo da un presupposto: se io ho un laureato in giurisprudenza, chiaramente devo offrirgli il più possibile quello che è legato alla sua professionalità. Però c'è da dire che alla terza offerta di lavoro gli potremmo offrire anche di fare il panettiere laddove... Così arriva un bel avvocato al forno lì, capito? Lei, Alessandro, lo porta in una settimana... Non ci potete accusare... Se ci vado io divento una torcia umana in tre, Non ci potete più accusare di lasciare le persone nel divano, come ci dicevate. Michel Martone, Sebastiano Barisoni.